Ciao triatleti, sono Alessandro Saravalle della Nazionale Italiana di Winter Triathlon e oggi vi voglio raccontare della mia esperienza in seguito alla positività al coronavirus. Tutto inizia quando siamo partiti per i campionati europei di Winter Triathlon in Romania il 27 di febbraio. Lì la situazione era già surreale, venivamo trattati un po' come degli infetti e già all'arrivo in aeroporto ci sono stati fatti i primi controlli, questionari su dove eravamo stati e da dove venivamo. La trasferta è andata bene, siamo riusciti a ottenere anche ottimi risultati, ma una volta tornati in Italia è incominciato il peggio. Mercoledì mi sono recato come di consuetudine a cena dai miei nonni e lì ho incontrato mio nonno, che il giorno prima era stato a fare del volontariato e aveva probabilmente riscontrato in quel posto il coronavirus. Nei giorni seguenti mio nonno è stato ricoverato in ospedale. E i miei parenti sono risultati tutti positivi al virus. Sabato 14, quando era già stato tutto chiuso a livello nazionale, ho incominciato ad avere i primi sintomi. Ho così chiamato i sanitari dell'USL e mi sono stati fatti i primi tamponi. Nei giorni successivi è anche mancato mio nonno. Da quando ho iniziato a sentirmi meglio, ho incominciato a intraprendere una routine giornaliera. Mi svegliavo tardi, essendo un dormiglione, e facevo le lezioni online. Successivamente prendevo la mia bicicletta e salivo sui rulli per svagare un pochettino. All'inizio mi sembrava impossibile di dover stare chiuso in casa per 3 settimane, poi con questa routine che ho intrapreso tutto è diventato più semplice. Ora sono guarito e sto bene. Finalmente potrò anch'io uscire di casa per fare qualche passo, andare a fare la spesa o buttare l'immondizia. È stato un periodo davvero brutto per me. Non pensavo di riuscire a uscirne, però con la buona volontà ce l'ho fatta. Voglio mandare un segnale di speranza per tutti quelli che sono positivi e che sono in isolamento in casa. Con la buona volontà si riuscirà a superare questo momento difficile e torneremo presto tutti ad allenarci in allegria. Viva lo sport, viva il triathlon e un saluto a tutti. Ciao!